Titolo: Storie di Natale preferite. Gioie di Natale. Autore: Kathleen Daly. Genere: Racconto di Natale. Piccola descrizione: L'avventura di un topolino e il Natale. Il signore e signora Mouse hanno chiamato il loro nuovo bambino Chris Mouse, perché è nato a Natale ed è stato un periodo molto felice. Vieni, portiamo Chris a vedere le gioie del Natale, disse Babbo Topo. La prima cosa che videro fu un pupazzo di neve. La neve cade dal cielo nelle fredde giornate d'inverno, dice la mamma. Facciamo palle di neve. Ben presto si lanciarono palle di neve l'un tra l'altro e costruirono un topo di neve con bacche di agrifoglio al posto degli occhi. In High Street tutte le vetrine dei negozi erano accese. C'è una culla, disse il babbo, come quello in cui nacque il Gesù bambino il primo Natale, molto tempo fa. Ed ecco, fu il primo topo che ha visto, disse Chris. Oh, guarda, disse Babbo Topo. La nostra gente di casa ci ha fatto un regalo speciale. In realtà è per gli uccelli, disse la mamma. Ma a loro non dispiacerà se ne mangi uno spuntino. Quel grazioso anello di agrifoglio. Edera e abete, ricorda alla gente che le cose verdi crescono anche in inverno. È un dono della natura per noi, ha detto il babbo. Accidenti, c'è un buon profumo qui dentro, disse Chris Mouse. La signora gente sta preparando pasticci di carne macinata e biscotti di pan di zenzero per la festa di domani, disse la mamma. Ci sarà tacchino e ripieno. E per noi un delizioso formaggio di topo, disse Babbo, annusando allegramente. Che bella carta e nastri, disse Chris Topo. I babbo e la mamma stanno incartando i regali, disse Babbo Topo. E Liz e David stanno scrivendo dei bigliettini, disse la mamma. Una delle gioie del Natale è ricordare tutti i tuoi amici. Ora stanno decorando l'albero, dice Babbo. Subito sopra hanno messo una stella per ricordare quella che brillava sulla di Gesù bambino. Perché i bambini appendono le calze? Chiese Chris Topo. Se sono stati bravi i bambini, domani troveranno le loro calze piene di dolcetti, disse la mamma. Ascolta quel bel suono, disse Chris Mouse. La famiglia Mouse corse al loro buco esterno. Stanno cantando canti natalizi, disse Babbo. I canti natalizi raccontano le gioie del Natale. All'improvviso si udì un suono di campanelle. Deve essere Babbo Natale, disse la mamma. Lui e i suoi elfi fabbricano giocattoli per bambini e topi di tutto il mondo. Chris Mouse ha appeso un calzino delle dimensioni di un topo ai piedi dal suo letto e ha cercato di dormire. All'improvviso ci fu un tonfo sul tetto, poi giù per il camino. È arrivato Babbo Natale grassoccio. Chris Topo schizzò fuori dalla sua tana e su per il camino. Sul tetto c'era una bella slitta carica di sacchi e di fronte c'erano 8 minuscole renne. Babbo Natale è salito sbuffando su per il camino. Oh, oh, e gli ha detto: si parte, ha tante altre case da visitare prima del mattino. I suoi occhi brillarono su Chris Mouse. Poi se n'era andato. Slitta, renne e tutto il resto. Chris Mouse era molto assonnato. Scivolò giù dal camino e si rannicchiò profondamente nel letto, con tutte le gioie del Natale che danzavano nel suo pensieri. Buon Natale! Liz e David gridavano allegramente mentre aprivano i loro regali. C'era un trenino per David, con binari e segnali. Liz ha trovato una meravigliosa bambola robot, in grado di aggiungere numeri, giocare a puzzle e parlare. Babbo ha ricevuto una cravatta natalizia, tutta rossa e verde. E la mamma ha delle pantofole pelose. E ora per noi, disse Babbo Topo. Ha baciato mamma e Chris. Quello è vischio, disse, indicando in alto. Porta fortuna a baciare sotto il vischio. Mi piace, disse la mamma. Facciamolo di nuovo. E lo fecero. Chris Mouse fissò e fissò il minuscolo albero di Natale. Con i rami di abete c'erano nastri e orpelli. E sotto c'era una bella slitta per topi, perfetta per tre. Sembra che Babbo Natale abbia trovato la nostra casetta del topo, disse Babbo. Proprio in quel momento ci furono grida di gioia fuori. Liz e David stavano scendendo dalla collina
con le loro slitte nuove di zecca. «Dai, andiamo!» disse Babbo. «E un buon Natale a tutti!» gridò Chris Mouse.